con Palombo e gli dice di stare più, di portare il baricentro, la linea difensiva più alta possibile, quindi la squadra più corta. E poi con Dodò, occhio anche alla fase difensiva. Eccolo il cross di Dodò, il colpo di testa di Schick, il pallone che sfiora il palo, Cigarini. Il velo, il pallone che arriva dalle parti di Alvarez all'interno dell'area di rigore, la finta Alvarez è solo Alvarez! Il vantaggio della Sampdoria con un'azione tipica di Ricky Alvarez, che in carriera è vero non ha mai segnato tanto, ma quando lo fa spesso sono realizzazioni di grande qualità come questa. Bella finta, ha messo a sedere l'avversario e poi solo davanti a Rafael non ha sbagliato Sampdoria al tredicesimo, 1-0, gol di Ricky Alvarez. Ma il capolavoro credo sia stato proprio il velo andando incontro al pallone da parte di Schick, che ha smarcato dentro l'area di rigore proprio il numero 11 blu cerchiato, che da quella posizione è stato molto bravo a rientrare mandando a vuoto l'intervento del difensore e con l'Inter. L'atteggiamento di Linetti che va a recuperare questo pallone, poi tocca centralmente per Schick che è in ottima posizione, serve Budimir all'interno dell'area di rigore, il destro di Budimir, pallone sul fondo, altra grande occasione per la Sampdoria che poteva già mettersi al riparo. Agnati carica il sinistro, Cigarini che per poco non trova la porta di Rafael. Sinistra, grande giocata adesso di Alvarez, prova a lanciare per il colpo di testa di Budimir, grande intervento di Rafael, Sampdoria vicina al 2-0. Si propone anche Di Gennaro, il pallone per lui, lo controlla il numero 8, non lo fa in maniera sufficientemente efficace, riesce comunque a recuperare. Melchiorri prova la conclusione e sfiora il palo dai compagni. Bruno Fernandes in profondità per Schick, la posizione è giudicata regolare, Schick è solo, Schick, Schick, e arriva il 2-0 della Sampdoria con Schick che va ad esultare sotto la gradinata sud. Invece si è fatta sorprendere, ma molto bene anche il movimento da parte dei due attaccanti della Sampdoria, una punta lavora in ampiezza, l'altra in profondità e vanno a creare proprio quella superiorità numerica assolutamente sulle fasce laterali con il grande aiuto da parte delle mezzale, perché Djuricic e Linetti sino a questo momento hanno fatto un grande lavoro. Bordo campo, Paolo Paganini, presenze nella stagione 2013-2014, due in campionato, due in Coppa Italia. E oggi ha fatto bene Alberto, mi è piaciuto molto, sempre attento, deciso negli interventi. Schick in avanti va a cercare Bruno Fernandes, in mezzo Budimir, arriva ancora Schick e sono tre. Doppietta per Schick che può esultare ancora sotto la gradinata sud proprio nel momento in cui arriva la segnalazione del recupero. Saranno tre i minuti di recupero, sono tre i gol della Sampdoria e mi sembra francamente una punizione un po' ovvia, anche se la vittoria è nettamente e chiaramente meritata da una Sampdoria che ha interpretato nel miglior modo possibile questa partita e che si merita appunto la qualificazione.